Oh, la scorsa volta abbiamo iniziato a mettere mano allo zip che ho pagato solamente 50 euro. Abbiamo fatto un paio di lavoretti, abbiamo riverniciato le plastiche che erano ormai rovinate e segnate dal tempo. Abbiamo aperto la trasmissione, abbiamo tirato via tutto, pulito, cambiato la cinghia, rimesso le viti nuove, montato il cilindro nuovo, il cavo del freno e un bel po' di cosette. Quindi se vi siete persi il video vi consiglio di andare a rivedervelo, anche perché così date un filo logico a questa storiella. Quello che dobbiamo fare oggi è completare il mezzo, montare la sella, il cupolino che devo ancora verniciare visto che attualmente è rosso e fa raga, e dopodiché dare una forma a questo mezzo in modo da poterlo mettere in vendita e guadagnare il budget che ci servirà per il progetto finale. E questo lo scoprirete solamente nell'ultimo video. Intanto vi ricordo di lasciare un like, iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, perché a me fa molto piacere. Fatelo, grazie. Prima di andare a verniciare il cupolino e le parti che devono tornare nuove, vorrei fare una cosa che l'altra volta non ho fatto: montare il copricilindro. Così questa parte qua è completamente finita. Fatto. Ma visto che non ho idea di cosa ci sia nei serbatoi, li svuoteremo e li puliremo con alcol a 90 gradi. Questo perché questo tipo di alcol evapora in maniera molto rapida e quindi i residui dentro non persisteranno. Via questa roba qua. E scopriamo un po' cosa ci propone il serbatoio. Oh. Ok, pensavo peggio. In realtà dentro c'è dell'olio, non è neanche di un brutto colore, quindi ok. Secondo voi c'erano le impurità? Scrivetemelo sotto nei commenti. Alcol 90 gradi. Miscelazione manuale. A questo punto riscarichiamo tutto. Serbatoio nell'olio pulito. Molto meglio. A questo punto faccio la stessa cosa per quello della benzina. Cristo che duro. Vabbè, qua c'è miscela al 40% credo, perché quello che è uscito è olio con sabbia più o meno. Bello schifo. E credo che l'ho poi raggrippato. Tac. Devo dire che il depressore è messo molto bene, sembra così nuovo. Mettiamo dentro un po' d'alcol. Il pieno, grazie. Shakerata. Via tutto di nuovo. L'alcol ha perfettamente pulito il depressore. I cavi sono marmo, non sono duri. Cambiamo lo ring del depressore, che ormai è veramente piatto. Vecchio, nuovo. Ok. I tubi verosimilmente sono di marmo e quindi con un calibro ora li misuro e ne compriamo di nuovi. Sono da 3 mm. Do una veloce pulitina a tutta questa parte qua con lo sgrassatore, perché fa alquanto schifo. Prima. Dopo. Molto meglio. Ricomponiamo un attimo la strumentazione, mettiamo tutti quanti i tasti che mancano. 2 e 3. Contro cupolino ripristinato. Riappoggio un attimo dentro il carter il pacco lamellare. Rimettiamo dentro il cavo dell'acceleratore che mancava. Tac. Al parafondino posteriore darei una pulitina. Ho rimontato la strumentazione. Ho montato questa perché mi piace davvero un botto. E comunque è praticamente perfetta, nuova. Questa invece era quella che c'era con lo zip, ma non mi piaceva neanche un po'. Quindi fra le due ho scelto la più carina. Il cupolino, gli diamo una bella grattata perché fa veramente schifo. 10 giorni passarono da quando il parafango lavai. Benvenuto! È così, cioè non mi sembra proprio granché, anche perché secondo il mio modesto parere fa cagare. Quindi a questo punto faremo un test. Passeremo il nanotecnologico e vedremo il risultato. Fa cagare. Ho dimenticato di togliere il pezzettino dove si evitano le viti. No problem, ora li facciamo assieme a questi due. Grazie alla supermola di Fervi. Visto che devo mettere il convertirugine, ho tirato giù anche lo scarico. Non ci resta che aspettare. Bingo, ho trovato le viti vecchie di Book Force Energy. Quindi ora le lucidiamo tutte con questa bestia. Queste viti, per praticità, le faremo tutte quante nere, perché quelle che sono già sul mezzo sono nere e quindi avrei dovuto rilucidare tutte quante e sarebbe venuto un lavoro sicuramente più figo, però non abbiamo tutto il giorno. E mai come oggi il tempo è denaro. Forse un occhio abbastanza esperto può capire che non è proprio originale, nel senso che è stato riverniciato, ma il risultato è davvero perfetto. Le viti e la clip del parafango che ho appena lucidato le trattiamo con un protettivo per metalli, perché sennò va a finire come quel del runner che non ho trattato e sono diventate ruggine. Ma ovviamente sto già avviando al problema.
Nell'attesa della giuratura del protettivo, ho tirato di nuovo giù il copricarter perché devo cambiare il cavo dell'acceleratore, che in questo caso è lo sdoppiatore che va qua. Quindi deve uscire da qua. Che palle. Piccolo spoiler per chi sta guardando questo video: ho venduto la macchina, non c'entra niente con questo progetto, però volevo che lo sapeste. Tra l'altro, cogliamo l'occasione per ringraziare Car Vertical. Visto che devo iniziare a cercare un nuovo mezzo, magari scrivetemi qua sotto cosa potrei utilizzare al posto della CRZ. Ovviamente non scrivetemi Porsche o Ferrari, perché il budget ovviamente non è quello là, ma qualcosa di più economico. Anche se in realtà io l'alternativa ce l'ho già, e probabilmente questa settimana andrò a fare le prime offerte. Prima di recarmi dal venditore, utilizzerò il servizio di Car Vertical, che è super mega top, perché prima di andare magari a farmi un bel viaggio posso, tramite la targa o il numero di telaio, sapere un sacco di informazioni a riguardo. Chilometri, se la macchina è stata rubata, se ha avuto incidenti gravi durante il corso della sua vita che poi magari sono stati occultati da un bravo carrozziere, sapere se l'auto è stata utilizzata come taxi, e posso avere ancora un sacco di informazioni che altrimenti non potrei avere tramite le semplici letture che posso fare online attraverso il PRA o altre agenzie. Quindi Car Vertical, grazie. Tornando a noi. Bello lavorare in questo buco. Rimontaggio carburatore. Ok. Togliamo i vecchi cavi. Penso che si romperà. No, ma è duro. Clippine nuove. Oh mio Dio, ma che orgasmico è questo. Rimontaggio parafanghino. Ovviamente la vite non è l'originale, però ci sta. Cavo acceleratore è troppo corto, visto che la corsa è questa. Guardate un po'. Sono o non sono più sani di prima? Ok. Richiediamo il carburatore. Ho preso 4 metri di guaina, così i due che mi avanzano li utilizzeremo la prossima volta per qualche altro mezzo. Inguination. 4 metri devono essere qua. Cosa? Ops. Forse ho tagliato un po' troppo presto. Montiamo lo spiato dello stesso colore dei tubi della benzina, perché mi piaceva un botto. Fatto. Carburatore collegato. Cavo leggermente lungo, ma giusto di un po'. A questo punto bisogna mettere questo pezzettino sulla parte dell'acceleratore, che fra l'altro mi stava facendo bestemmiare non poco, ma ho scoperto che c'è un gommino sulla parte finale, e quindi va prima il gommino sul filo e poi questa curva. Vabbè, alla fine è montato. Comunque, quando fa questo giochetto vuol dire che il cavo è troppo lungo e bisogna tirarlo in questo morsetto e tagliare l'eccesso. Poi magari qua facendo sta roba si sta 3 ore, però è una cazzata. Ok, facciamo scendere lo spiato dal suo foro. Che poi non so neanche se è il suo foro, però mi piaceva farlo scendere qui. Sostituiamo ora questo tubo qua, che è duro come il mio cavo. Decisamente geniale. Tac. Tac. Doppio tac. Ok. Purtroppo non ho un fermacavo di quelli carini da mettere qua, e ho dovuto mettere l'originale. Incredibile, cominciano ad arrivare delle sfighe scandalosa, nel senso che io non mi ero nemmeno accorto, ma manca un ugello sul carburatore. Quindi dovremo proseguire verso un'altra strada. Direi almeno di posizionare la pedana, perché è il primo pezzo che andremo a piazzare, ma non di questo colore. Nel frattempo che si asciuga la pedana, posizioniamo il nostro contachilometri qua. Anche perché da altre parti non può andare. È successa una cosa incredibile. Qua dentro fa talmente freddo che questo pezzo si è praticamente, e non lo so, congelato, e facendo veramente un piccolo sforzo si è spaccata una clip dell'aletta, quindi non so quanto stia su. E niente, ora vi faccio ancora vedere un secondo come sta sulla pedana, e per l'accensione e gli ultimi pezzi ci sarà ancora una puntata. Sta ancora asciugando, ma la parte asciutta è veramente molto figa. Sta prendendo forma finalmente. E vai.